Signori, porti di pacco. Scusami. Siamo qui. Avventura a Fento. Cominciamo. No. Ma è so, io l'avevo votato nel sondaggio Avventura a Fento. Sono contento che... E come avrete sentito, con noi oggi c'è anche un ospite d'eccezione. Buon salve ragazzuoli, sono il buon 17 di YouTube. Iscrivetevi al canale, ora me ne vado perché ho spammato. Tra l'altro possiamo benissimo notare quest'intro mai cambiata. Aspetta, Pokémon Rubino, è vero. Sempre vero. È certo. E tra l'altro ho già finito. Sempre presente. È un indice di qualità il fatto che non sia cambiata lo schermo iniziale, perché sono, diciamo, degli amanti del vecchio stile, non volevano infangare il lavoro della Game Freak. Se lo sono già infangati loro con Rubino Omega Zaffiro Alpha, tranquillo. Dissing. ROM cracked by technology. Non ho capito. La tecnologia. E iniziamo. Metti una bella cornice. Benvenuto in Pokémon Avventura Vento. Oh, ciao Birch. Sempre presente Birch. Non ti vedevo da quella barba alla Dlarz. A quella barba alla Dlarz, quindi il professor Birch. Gli manca tutto il resto, però. Questa è un Acrom creata da Bisharp / Mega Bisharp, perché sai. Mega Bisharp, minchia, si è voluto addirittura. Esatto. Buon divertimento. Mi pigli per il culo? Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti trovi nel mondo del Pokémon. Il mio nome, non mi chiamo Stewart. Little. Il tuo, esatto, stavo pensando il topolino di quel film di merda. Questo è un Pokémon. Ma che bello. Chiediamoci Lucio. No, stai zitto. Lupo Lucio. Dato che abbiamo qua Jack, che è il maestro dei nomi belli. Boiardo. Come? L'ho letto prima sul mio libro di arte, vai con un bel Boiardo. Un nome un po' arrogantello, dai. Sbaglio o questo è il tunnel connesso? Minchia che non... Mi mancava il wifi, ecco perché... Io! Che ci faccio qui? E qui non per cargo. Tre punti. Vabbè! Non ero rimasti D'accordo! Venuto, Stato io. Sì, ma purtroppo è successo un imprevisto e sono venuto io. Qualcosa di grave? Aspetta, dialogo. Sì, a dir la verità. Ma ci vuole così tanto a rileggere i dialoghi, madonna. Cioè, e ti ricordo che Bisharp per lui faceva un hack al mese. Giorno e notte. Nel percorso 1 sono apparsi dei strani tizi. Ah, e stanno succedendo delle cose alquanto strane. Comunque oggi ti avevo promesso che avrai ricevuto. È un futurista. Però, quando avresti ricevuto è troppo lungo da scrivere, devi rispettare gli spazi. Il tuo Pokémon... E così sarà. Così sarà. Boiardo tiene un Pichu. Perché no? Allora, no, aspetta, a me piace Pikachu, ma Pichu fa cagare! Esatto. Ma poi più che basta sto cazzo di Pikachu ovunque, madonna. Ecco, cioè, nel senso. È una delle cose che mi sta. Cioè, Pikachu è uno dei miei Pokémon preferiti, però mi sta sul cazzo che si è spammato ovunque. Esatto, a me piacerebbe molto di più se. Non fosse ovunque, ma. Questa è una delle cose di cui ti avevo parlato prima. Che piove? Ecco. Non che il tempo cambia improvvisamente. Ora il percorso 1 per vedere cosa sta succedendo. Stai calmo. Birch, i congiuntivi se li mangia, secondo te perché è così grasso? Vieni anche tu per sicurezza. Però prima vedo ste vecchiette. No, non le vecchiette. Vai verso sopra che c'è Birch nell'albero. Aspetta, perché mi devi spoilerare le cose? È un boy scout. Non è uno spoiler, se no non è zitto, io non ho mai giocato a sta roba. Grazie a Dio. Vabbè, la regione di Fento è unica nel suo genere. Fento non ha dei veri e proprio Pokémon regione. Dei veri e proprio. Che dire? Sta crashando l'internet. Tranquil Valle. È proprio tranquilla. L'acqua è bagnata. Casa di Nick. Cos'è tutto questo baccano? Baccano, non sentivo questa parola dall'elementare. Olibo, acciderbolina. Corvezzo, di cosa sta accadendo in questa situazione? Diamo. Ma quello è il professor Stewart. E chi è quell'altro tipo? Ma non vedi che c'è da Timidro? Ma perché? Non e tu chi sei? Non bastava il professor Stewart a intralciarci. Ora ci si mette anche questo mammoccio. Mammoccio? Quando ha fuso marmocchio e bamboccio. Ho il compito di eliminare chiunque si metta sul nostro cammino. Terminator.
Ma sei venuto solo a parlargli, magari non vuoi neanche metterti. È un po' aggressivo, ragazzi. Ragazzo, non ho niente contro di te, ma gli ordini sono ordini. Ah. Devo usare... Vai! Però non spari di pur Luane, hai fatto bene. Perché sono quelli fatti... Cioè, sono quelli piccoli. L'ha fatti. Sono quelli rippati direttamente da bianco e nero. Non sai neanche contro chi ti sei messo, ragazzino. Oh, ma la punteggiatura... Ma stai calmo, minchia, dategli una camomilla sto qua. Cioè, ha detto tutto lui. Noi, il Team Star, conquisteremo l'intera regione di Fento. Vabbè, scusami allora. La trama su 10 proprio mai vista. Tu e il tuo Pocena? Che poi lui ha usato pur Luan. È vero! Dan, dan, dan. Quello era solamente era lì per sostegno morale lui. Era una recluta del Team Star. Già, sono un gruppo di criminali che vogliono conquistare la regione e ci sono buone probabilità che ci siano loro dietro queste cose strane che stanno succedendo ultimamente. Oh mio Dio, mi sto prendendo di punteggiatura. Aggiungimi al laboratorio per darti una cosa. Sarà mica il Pokédex? No, dai. Ma va, ti sembra un gioco così scontato. Oh, aspetta, ma che quel PG vola? Pensavo si fosse bloccato lo schermo, invece è proprio il PG. No, ma tu non hai ancora visto niente. C'è di peggio. Appena vedete Raticate ridete tantissimo. È troppo arrogante, tipo che ti squadra dall'alto in basso, sto PG di merda. Voi grazie per aver scacciato quella recluta. Chissà cosa mi sarebbe successo. Sì, questa cosa qua è giusta. Se non fossi venuto in mio soccorso. Comunque, ti avrebbe smarmato io. Senza di esse non puoi cominciare un viaggio. I Pokédex e le Pokéball. Il tuo viaggio sta per cominciare. Incontrerai molti amici e nemici. Ma l'importante è che tu. No, aspetta. E tu cresca fianco a fianco. Ora il che si può omettere qualche volta. Direi non in questo caso. La regione di Fento ti sta aspettando. Su! Cosa aspetti? Vieni che c'è pronto la cena. Aspetto un tram che mi passa sopra. Vabbè. Abbiamo parlato di troppo. Vai! La tua avventura sta per cominciare. Non so perché. Terza volta che lo dici. Esatto. Ma non so perché. Queste sezioni di gioco mi sembrano molto come l'intro dell'ultima canzone di Robat. Cos'è questo nome? Toglimelo da davanti. Cosa? Fidel Topoli. Fidel Topoli. Adesso cominciamo. Lui ha molta fantasia per il nome. Adesso vedrete cosa vi capita. Fidel Topoli. La città della fedeltà. Che cazzo è sto coso? Lo so. Ehi, vai nella casa in alto. Devo provare. Aspetta un attimo, fammi rileggere. Lo so. Mi eccito. Infatti, mi eccito. Ma che cazzo di problemi hai a eccitarsi per un tunnel? Una parentesi entai sui montanari. Andiamo dal signor Fle. Che cazzo è quel coso? Cos'è quello? Cosa è successo? Povero uomo. No. Ma sei scemo? Slowbro. Swablu ci sta. Facciamoci una squadra molto ignorante. Dai, ancora lei è l'onore. Swablu. Baluba. Baluba. Anche perché è una donna, quindi. Perché c'è un ciambellino nell'erba? Se continuano anche a andare avanti con la serie. Lino. Non è Lino. Non è Lino. Il rivale più inutile di sempre. Allora, io vicino allo schermo c'ho la figura di Lala, no? Anche lei è schifata. Ciao, sei un allenatore? No, sono tua sorella. Sì, anche se da poco. Il mio nome è Nick. Ah, eccolo il famoso Nick. Vabbè, i capelli e la fenice V destra ce li ha. E mi ero ripromesso anche lo spirito che incontrassi. Che incontrassi? Aspetta, mi ero ripromesso che incontrassi esso sarebbe... C'è un'incongruenza in questa affermazione. Il rivale. Cioè, lui lo decide così. Tu te ne puoi andare a fanculo, hai capito? Se è arrivato uno spacciatore a parlargli per dire. Sarebbe stato peggio un pedofilo, però vabbè. Sì, un rivale sarebbe una specie di sprono ad allenare. Sì, no, una specie di sprono. Ah, scusa, quindi lottiamo? Ma io tirerei un pugno in faccia e direi... Ma perché? Ma mi spieghi
Vago. E continua a tentennare. Ma come cazzo si fa? Ma come... Sono troppo forti, cioè, poi di tipo drago. Come cazzo devo fare? Ma come cazzo... Muori, che ti devo dire. Usai trucchi. Dai, hai senti, Croso, muoviti, che non c'ho voglia di stare qui tutto il giorno. Ma... No, io ho un'idea, Potresti non te... Ma a parte Bagon ne ha altri o... Sì. Luigi. Ecco. Sempre sopraelevato. È troppo bello. Cosa c'è? Solo perché sei partito per un viaggio e non posso più incontrarti? No. Attenzione. Ribelle questo Bishop. Quello lì era un tuo amico? Veramente no. Sì. Come un tuo amico? Ciao, cioè... ragazzi. Ci hai parlato una volta e ti ha detto che... Boh. Flavio? Ci è andato ad ammazzare. A nostra madre piace il nostro amico. Ma che poi non l'ha guardato di striscio, cioè... Ma... Comunque, sono venuto qui per farti un regalo. Ecco, prendi. Sarà mica le... Scarpe, d'accordo. Vai, mamma, torno in cucina adesso, dai. Ciao. Cazzo. Non essere inutile. Cos'erano quelli? Avete visto voi? È andata verso l'alto, è scusa. È andata sull'acqua! Gesù! È uno spirito. Facciamo una creepypasta riguardo di ciò. Sentite, io direi che per questa bellissima puntata possiamo anche fermarci qui. E qui da i soliti stronzi, il nostro ospite e me che voglio buttarmi dalla finestra da qui davanti, è tutto. Oi, posso dire una cosa? Iscrivetevi a Kyurem the Hedgehog. Sì, è vero, raga, ve lo consiglio. Gran canale, grande persona. Bella raga. E scaricatevi Pokémon Inside.